5 pattuglie e un'auto civetta con almeno 12 uomini della Polizia Stradale per la giornata dell'alto impatto in via San Paolo a Sassari per verificare che le auto in circolazione abbiano tutti i requisiti di legge, in particolare la copertura assicurativa, targa a norma e che siano stati effettuati i tagliandi di revisione. A metà mattinata erano circa 2.000 le vetture passate sotto l'occhio elettronico dell'autocivetta all'inizio della via a senso unico. Una decina gli automobilisti non in regola, tra questi anche un giovane trovato a bordo di una moto con targa contraffatta, senza patente e ovviamente senza assicurazione. Il controllo si basa sulla lettura della targa, che fornisce le indicazioni utili a rivelare alle forze dell'ordine chi non è in regola. L'operazione svolta questa mattina deriva dal protocollo siglato tra la Fondazione ANIA e la Polizia Stradale, che ha sancito l'avvio del progetto Plate Check per il monitoraggio e il contrasto all'evasione assicurativa. Secondo i dati dell'ANIA è stato stimato che al sud il 10% del parco circolante non possieda copertura assicurativa, con grave danno in caso di incidenti stradali non solo per i veicoli ma soprattutto per le persone.